Nuovi iPhone 15 e sì, finalmente la USB-C! Salve, direttamente da Cupertino, Steve Jobs Theater. Si è appena conclusa la presentazione di Apple dei nuovi iPhone 15, 15 Pro e dei nuovi Apple Watch 9 e Ultra. Questa è la situazione, vediamo un attimo cosa hanno presentato nel dettaglio. Partiamo da iPhone 15 e 15 Plus, qua abbiamo tutte le nuove colorazioni. Nero, blu, molto azzurrino, molto delicato. Verde, anche questo molto pastello e molto delicato. Giallo e rosa. iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Come vedete, salta subito all'occhio che su entrambi i modelli è arrivata la Dynamic Island, esattamente come nei modelli Pro dell'anno scorso, quindi si può usare per vedere tutte le varie informazioni in base alle varie applicazioni che interagiscono. Display da 6.7 pollici per il Plus e da 6.1 pollici per il 15 normale. Poi abbiamo tasto di blocco, tasti del volume, rimane il tasto per switchare silenzioso o no e udite udite, USB-C signori, finalmente connettore classico che ormai conosciamo. Apple si è adeguata sicuramente anche per la normativa europea che obbligherà dall'anno prossimo tutti i produttori ad avere la USB-C, quindi in realtà sono in anticipo di un anno. Fatto sta che finalmente, cavolo, finalmente il Lightning se ne va. Piccola chicca, quando hanno presentato l'iPhone 5 avevano detto che il connettore Lightning sarebbe stato il connettore per la prossima decade. Ecco, sono stati puntuali perché sono passati 11 anni dalla presentazione di iPhone 5 e finalmente USB-C. iPhone 15 rimane con la doppia fotocamera che però è migliorata. Infatti abbiamo la fotocamera principale da 48 megapixel che ci permette di avere uno zoom ulteriore 2x fatto praticamente unendo i pixel, e la grandangolare classica che fa il suo sporco lavoro. Nuovo chip A16, quindi quello dei modelli Pro dell'anno scorso, che tra le altre cose permette proprio di sfruttare al meglio la fotocamera. E per il resto iOS 17 con un sacco di novità, di cui un po' vi ho già parlato nel video del WWDC, ma ne parleremo quando li avremo tra le mani. Nota interessante, spariscono completamente gli accessori in pelle che vengono sostituiti da questo fine woven, l'hanno chiamato. Questo per una questione di sostenibilità di ambiente, molto interessante questa attenzione di Apple appunto su questi temi, tanto da dedicarci un sacco di tempo nella presentazione. Mi stavo dimenticando, la USB-C oltre sui nuovi iPhone sarà anche su tutti gli accessori, per il momento però solamente sull'AirPods Pro che saranno aggiornate. Queste sono ancora quelle vecchie con Lightning mie, quindi bello sì che finalmente tutto viene aggiornato a un'unica porta, anche perché sono in qualche modo stati obbligati. Meno bello il fatto che uno si deve un po' cambiare anche gli accessori vecchi, quindi per un po' ci toccherà ancora questo cavetto. Devo dirvi che questi nuovi colori sono veramente veramente fighi, c'è tutta una nuova finitura che hanno fatto con i materiali. La novità più grande però riguarda sicuramente l'iPhone 15 Pro nella versione normale e nella versione Pro Max. Abbiamo quindi il Pro da 6.1 pollici e il Pro Max da 6.7 pollici. Ma partiamo dall'esterno perché cambia il materiale, infatti tutta la cornice è in titanio spazzolato. Vi faccio vedere da vicino la nuova finitura, anche qua USB-C, guardate che roba. Questa è la colorazione in titanio naturale. Devo dirvi che mi piace molto, ma oltre all'aspetto estetico, più resistente e soprattutto più leggero. Passiamo infatti dai 240 grammi del 14 Pro Max ai 221 grammi del 15 Pro Max. Sembrano pochi, 19 grammi, ma vi garantisco che si sente che è molto più leggero. Il display, se vedete, ha i bordi leggermente più sottili. Sparisce il tasto silenzioso e compare il nuovo tasto action button. Si può programmare per avere azioni personalizzate e questa cosa è molto 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 comoda, perché appunto dalle impostazioni dell'action button, vedete, io posso andare a scegliere che cosa far fare a questo pulsante, se aprire la fotocamera, la torcia, oppure addirittura usare uno shortcut per esempio per aprire applicazioni o cose varie. La fotocamera secondo me è la cosa che userò di più e diventa comodissimo perché semplicemente tenendolo premuto, vedete, mi apre la fotocamera. E a proposito di fotocamere, migliora la fotocamera principale, sempre col sensore da 48 megapixel, ma che diventa più grande, quindi più luce e maggiore dettaglio in generale. E poi viene mantenuta la grandangolare e la 3x sul Pro normale. Sul Pro Max invece abbiamo la nuova fotocamera 5x, molto zoomata e anche bella stabile, devo dire, che è questa qua sulla destra, apertura f2.8, e che qua sotto ha tutto un sistema di specchi proprio per avere una lunghezza focale più grande. Ingegneristicamente parlando è veramente interessante questa soluzione, e comunque questo titanio è veramente veramente figo. A proposito della USB-C, per concludere, il nuovo chip, l'A17 Pro, oltre a essere più potente soprattutto dal punto di vista della grafica, infatti grosso focus sul gaming,
per la USB-C supporta il trasferimento fino a 10 gigabit, quindi comodissimo per trasferire file, soprattutto file pesanti, video in ProRes, cose che non fanno di certo la differenza per l'uso di tutti i giorni, ma per usi professionali iniziano a metterlo veramente su un'altra categoria. Tra l'altro la 1x può fare 28 mm, 35 mm o 24 mm. Questo viene fatto sì in modo digitale, ma in modo intelligente utilizzando appunto i pixel del sensore che è più grande. Quindi sulla carta abbiamo sì 3 fotocamere, ma abbiamo 4 impostazioni più le 3 della 1x che portano un totale di 7 lunghezze focali. Sono veramente curioso di provare queste fotocamere, vedremo, perché già il 14 era una bomba, insomma mi aspetto grandi cose da lui. Ultima cosa molto interessante, le due fotocamere combinate saranno in grado di registrare dei video spaziali, dei video 3D che Apple ha introdotto a giugno quando ha presentato il visore e che appunto potranno poi essere visti sul visore, quindi vedete come stanno già integrando l'ecosistema e i nuovi iPhone fanno delle cose che serviranno per il visore. Piano piano stanno costruendo e sì, pare che ci credano veramente in questo nuovo visore. Qua abbiamo gli altri colori, titanio nero, titanio blu e titanio con finitura bianca. Anche qua tante altre piccole migliorie, ma le vedremo poi a tempo debito quando li avremo tra le mani. E per concludere abbiamo i nuovi Apple Watch. Il nuovo Ultra 2, la versione migliorata dell'Ultra, e i nuovi Apple Watch serie 9. Watch 9 rimane esteticamente uguale all'anno scorso. L'unica cosa che cambia esteticamente è il display che diventa il doppio più luminoso, mentre al suo interno c'è il nuovo chip S9, più potente, più performante, più ottimizzato in generale, che permette di avere nuove cose. Infatti di default ci sarà attivo questo double tap, quindi premendo si possono attivare le gesture e facendo così puoi rispondere a una chiamata, mettere giù, mettere in pausa, schiacciare play. Adesso lui prova a chiamarmi, mi sta chiamando Apple. Se io faccio così vedete che rispondo hello, ok, e se voglio mettere giù basta che faccio così. Questa cosa è comodissima. Due considerazioni interessanti al riguardo, secondo me. Anzitutto, questa cosa non è così nuova, perché dalle impostazioni di accessibilità si poteva già fare. Ovviamente non così tanto integrata, ma c'erano tutta una serie di gesture con una mano. Questo ovviamente per le persone magari con handicap. Quindi interessante come abbiano portato una cosa che già era stata iniziata a sviluppare proprio per l'accessibilità, poi per le gesture di tutti i giorni, di default. Seconda cosa molto interessante, se vi ricordate, il Vision Pro si comanda proprio con dei tap nello spazio. Quando hai il visore fai così e sposti le cose. Quindi interessantissimo il fatto che stiano abituando le persone a fare questi doppi tap nello spazio, quasi come se fosse un piano diabolico per proprio abituare le persone a fare questi gesti. Ed Apple Watch è il primo prodotto a essere al 100% carbon neutral. Questo è un discorso super complesso, super affascinante. Anche qua per questioni ambientali spariscono gli accessori in pelle, che vengono sostituiti da questo fine woven. Apple Watch Ultra, sempre molto figo, rimane identico all'anno scorso, questa è la nuova watch face e display che diventa più luminoso fino a 3000 nits massimo. Anche qua nuovo processore, anche in questo caso doppio tap per avere appunto la nuova gesture. Il titanio diventa riciclato, anche questo diventa carbon neutral. Qua vedete un po' di cinturi di nuovi in plastica riciclata. Quello dell'anno scorso era già ottimo, hanno migliorato le cose che c'erano da migliorare, ma per chi ha già l'Ultra praticamente non cambia niente. Quindi da Yaki e dallo Steve Jobs Theater era tutto, fatemi sapere mi raccomando cosa ne pensate e cos'è la vostra novità preferita che vorreste provare. Li proveremo e nulla, ci vediamo quando avremo questi nuovi iPhone, soprattutto il 15 Pro Max tra le mani, perché sono veramente curioso. Alla prossima, ciao.